Buon venerdì un po' piovoso, umido. Vediamo di risolvere in questo venerdì interessante. Ci danno una funzione, fx uguale x cubo per l'x quadro fratto 1 meno x quadro. Ci dicono di calcolare la derivata settima in 0. Dunque, prendo questo esercizio, se per chi è interessato, dal SUMO, che sarebbe sumo, sta per Stanford University Mathematical Organization ed è un torneo della mitica Università di Stanford di calcolo di qualche anno fa, credo che sia 2012-13, non mi ricordo. Comunque ci sono delle prove lì, diciamo, divise per anni, e c'è questa prova. Allora, come risolvo? Io, come al solito, mettete in pausa il video, come al solito vi invito di nuovo, se volete mandatemi le vostre prove, le vostre domande, non abbiate paura, cerchiamo di essere un pochino più, no? Perché vedo ragazzi che sono, seguo analisi, però poi mandate le cose quando non me le dovete mandare, mandatemele, santo cielo, no? Vedete come siete ragazzi? No, adesso vi rimprovero. Volete consigli? Cerchiamo di stare subito sul pezzo, no? Stiamo sul pezzo. Quindi, subito, dentro e va bene. Allora, come risolverlo questo? Due modi. Primo, c'è il torneo, mi metto lì e faccio 7 derivate. Peccato che però il torneo è finito, arrivo ultimo, quindi è un torneo diviso a squadre. 7 derivate. E ci metto dentro lo 0, benissimo. Facciamo le 7 derivate, eh? 7 derivate devo fare. Altrimenti mi ricordo la serie di Taylor, che in questo caso posso chiamare, dell'amico, serie di Maclaurin, perché è centrata in 0. E lo faccio. Io mi ricordo che la sommatoria per k che va... Adesso, somme per k che va da 0 all'infinito, di che cosa? Eccola la mia serie di Taylor, no? Eccola qua. Ovviamente in questo caso, ripeto, possiamo chiamarla serie di Maclaurin, no? Eccola qua. Ecco qua, ovviamente in questo caso è x meno 0 alla k, no? Dovrebbe essere f alla k in x con 0 fratto k alla fattore di k per x meno x con 0 alla k. In questo caso però è x alla k perché ovviamente è centrato, siamo centrati in 0, quindi x alla k. Quindi, però vi ricordo anche una cosa, che se io adesso lo vado a sviluppare questo qua, quindi scrivo f di 0, siamo in 0, più f' di 0, fratto il fattoriale di 1 per x meno 0 alla 1, quindi per x, più f secondo in 0 su 2 fattoriale per x meno 0 quadro, quindi per x quadro, eccetera, fino ad arrivare, diciamo, puntini, f alla settima, eccolo qui, di 0 su fattoriale di 7, se lo ricordate quanto è fattoriale di 7, poi lo vediamo, per x alla settima più o piccolo di x alla settima se volessimo utilizzare il resto di Peano. Va bene? Beh, allora cosa possiamo dire? Possiamo dire che in generale io posso dire che la f calcolata in 0, la derivata settima in 0, di sicuro, sapete chi è? È 7 fattoriale, ma per chi? Per questo io vi ricordo che un argomento che si fa anche ad analisi 2, questa è la mia con k, cioè è il mio coefficiente della serie di potenze, che è anche una serie di Taylor, serie di potenze, in questo caso centrata in 0. A con k. E a con k, vi faccio notare, è il coefficiente che sta moltiplicato qui. È questo. Lui. Quindi questa è a con k, ragazzi, che dobbiamo determinare. Come? Il problema è come. Beh, se io utilizzo la serie di Taylor, posso però sperare che si possano sviluppare quelle all'x quadro in serie di Taylor e quel... Vediamo che ho cosa. Vabbè, quindi occhio, questa è l'idea. Perché altrimenti, ragazzi, voi che avete basi solide, vi fate 7 derivate. Sviluppiamo e alla x quadro. E alla x quadro. Possiamo sviluppare alla x quadro. Siamo centrati in 0. Vuol dire che questo è 0, 0 al quadrato 0, siccome questo termine all'esponente è infinitesimo, possiamo utilizzare, quindi possiamo scrivere, stando attenti, che però il nostro tetto è l'ordine 7, e visto che qui, questo qui poi lo dovremo moltiplicare con questo x cubo, direi di fermarci alla potenza 4, quindi direi che
ricordando in generale che e alla x è 1 più x fratto 1 fattoriale più x al quadrato su 2 fattoriale più o piccolo di x quadro, utilizzando, ripeto, non il resto di Cauchy o di Lagrange, ma il resto di Peano, volendo, se il mio infinitesimo non è x ma x quadro, posso comunque sviluppare e scrivere 1 più, ovviamente 1 fattoriale è 1, quindi questo diventa x, 2 fattoriale 2, questo diventa x quadro mezzi, tenendo conto che il mio x è x quadro, questo diventa x quadro, e questo diventa x quadro al quadrato, quindi x quarto. E quindi abbiamo 1 più x al quadrato più x alla quarta mezzi, occhio a non dimenticarcelo, se no siamo fritti. Va bene? Bene. Avete fatto così? Ditemelo. Vabbè, ho piccolo di x quarto, mettiamolo. Questo poi andiamo a motivare. Il problema è che ne facciamo di quelle? Dunque, potremmo anche lasciarlo così, però esiste anche un altro sviluppo, che è questo. 1 più x alla alfa, che è 1 più alfa x più alfa per alfa meno 1 su 2 fattoriale per x al quadrato più alfa per alfa meno 1 per alfa meno 2 su 3 fattoriale per x cubo, eccetera. Ma in questo caso sarebbe il caso di alfa uguale meno 1, perché sarebbe un 1 meno x quadro, dove appunto il mio infinitesimo non è x ma è x quadro, è elevato alla meno 1. Facile sta prova, secondo me. Chi lo sa, fatemelo sapere. Esiste però questo sviluppo. Vi dico, tra l'altro, questa è la somma della mia serie geometrica, tra l'altro, non so se mi sono spiegato. E questa sarà 1 più x quadro, più x cubo, più x quarto, eccetera, eccetera. No? E questo. Tenendo conto che però in questo caso, teniamo conto di una cosa, va bene? Anche qui mi fermo alla quarta. Quindi occhio che, però il problema è che non è l'infinitesimo, non è il mio x, ma è x quadro, quindi il mio. In questo caso 1 fatto 1 meno x quadro sarà un 1 più x quadro più x elevato alla quarta, anche qui più piccolo di x alla quarta. Quindi attenzione, attenzione. E adesso vedete che, perché ho potuto farlo così? Perché questa qua, f di x, io me la posso scrivere e poi la svilupperò. In che modo? La scriverò come x al cubo per e elevato a x quadro che moltiplica 1 fratto 1 meno x quadro. E così posso sviluppare e alla x quadro e 1 fatto 1 meno x quadro, avendo il seguente risultato. Quindi il mio sviluppo, il mio polinomio, quindi diventa x cubo, che moltiplica sicuramente 1 più x quadro più x quarto mezzi più o piccolo di x alla quarta, ovviamente io devo scartare poi tutti i termini che sono superiori al grado 7, ovviamente, perché il mio tetto è il grado 7. Questo è il vantaggio nel non utilizzare le derivate e utilizzare gli sviluppi in serie, che mi consentono appunto di essere notevolmente avvantaggiato. Questo poi è questo. Benissimo, adesso faccio una mera moltiplicazione e ce la siamo e l'abbiamo fatta, no? Mentre qui, benissimo, benissimo, benissimo. Io ovviamente, ragazzi, vi dico la realtà nuda e cruda, se questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglio, ma allora, moltiplichiamo. Io direi di fare prima questo, direi di fare, quindi qui facciamo un x cubo per 1 x cubo. X cubo per x quadro è un x quinto senz'altro, abbiamo un mezzo per x settimo più o piccolo di x settimo, che poi a sua volta andiamo a moltiplicare a questo qui, che è appunto un 1 più x quadro più x quarto più o piccolo di x quarto. Non ci saranno tutti i termini da mettere, allora io vedete cosa faccio qui, me lo vado a diciamo a schiaffare lì, eccola là. E allora abbiamo x cubo per 1, c'è sicuramente x cubo. Questo è lo sviluppo della mia serie di termini, polinomio di Taylor di questa funzione, però prenderò ovviamente quello che mi interessa, cioè avrò x cubo per 1 che fa x cubo, x quinto per x quadro che è x settimo che sicuramente vado a selezionare, poi abbiamo un mezzo x settimo per x quarto che è un mezzo x alla undicesima che non mi interessa, non lo prendo, poi abbiamo x cubo per x quadro e un x quinto e lo vado a prendere, perché ci siamo dentro, no? Siamo dentro il nostro recinto del grado 7, x cubo per x quadro, poi abbiamo x quinto per x quarto, dunque no. Dunque, un attimo, mi faccio casino. X cubo per x quadro va bene. X quinto per x quadro è un x settimo, lo prendiamo di sicuro, ma l'avevo già messo. Ho fatto un errore. Facciamo tre cose. Allora, tutto questo per 1, tutto questo per x quadro, tutto questo per x quarto, tutto questo per o piccolo di x quarto. No? Se no facciamo solamente pasticci. Allora, x cubo per 1 è x cubo. X quinto per 1 è x quinto. No? Occhio perché altrimenti.
un mezzo di settimo per uno e un mezzo di settimo. Tutti i valori che prendiamo perché siamo dentro. Siamo dentro il nostro range. O piccolo di settimo per uno, o piccolo di settimo. Ovviamente lo metto, ma poi utilizziamo un po' di algebra di lo piccoli. Allora, poi facciamo x cubo per x quadro, x quinto. C'è un altro x quinto, benissimo. E x quinto per x quadro, c'è un x settimo, che stiamo dentro, più x settimo. Un mezzo x settimo per x quarto e un mezzo x undicesimo, ve lo dicevo prima, non lo prendiamo. X cubo per x quarto, c'è un altro x settimo. X quinto, no? X cubo per x quarto. X quinto per x quarto è un x alla nona, fuori, non lo prendiamo. Un mezzo x settimo per x, un mezzo x settimo per questo, non lo dobbiamo prendere, è ovviamente così. E quindi facendo i conti, poi abbiamo gli O piccoli, però ovviamente quello che prendiamo è ovviamente l'O piccolo, quello, vi ricordo che se sommo un certo numero di O piccoli, quello che rimane, quello che vince è quello col grado inferiore. Credo di non essermi sbagliato, no, non mi sono sbagliato assolutamente, in effetti vi dico subito che quello che deve venire in effetti, vi scrivo l'espressione del mio P, P di X, il mio polinomio sarà, c'è un solo X cubo, c'è un 2X quinto, e ve lo confermo, sì, e c'è un, attenzione, x settimo più x settimo, 2x settimo, 4 mezzi più mezzo e un 5 mezzi di x settimo. Questo è lo sviluppo di Taylor di ordine 7 di quella funzione, ma a me interessa il coefficiente che moltiplica x settimo, 5 mezzi, che è il mio con k. E allora guardate, ho già finito, ragazzi. Dunque, se fate questo conto, andiamo a farlo, abbiamo finito, ragazzi. Siamo d'accordo? Siete derivate, ragazzi, cioè, non scherziamo nemmeno, Non ditemi sotto, ma ingegnere, ho fatto 7 derivate, no, non me lo dite, perché altrimenti vi dico che, vabbè, adesso non dico più quella cosa, perché altrimenti poi diventa, no. Ricordatevi, scrivete sumo, come la lotta, scrivete sumo, Stanford, e troverete appunto questa pagina con delle interessanti prove, se volete esercitarvi, se siete abili però appassionati, o abili tutori, o vi state preparando all'esame di analisi, o state iniziando, cominciate a guardarvi queste cose, che il vostro docente potrebbe essere uno di quei docenti che vi vuole mettere lì sulla graticola. Allora, io vi ricordo che il fattoriale di 7 è 7 per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1. E quindi, vedete cosa ottengo? Ottengo un 7 per 6, per 5, per 4, per 3, per 5, perché ovviamente sarebbe per 2, quel 2 di sotto se ne va, e andiamo a fare, ovviamente uno dice, ma se no non si possono usare calcolatrici, quindi uno cosa deve fare? Si deve mettere, come facevo io quando ero ragazzo, su carta, e lo fa, sapere un po' di tabelline, ma come dice qualcuno, se abbiamo le basi solide, le tabelline le conosciamo, allora abbiamo un 25, diciamo 25 per 12, io lo faccio con la calcolatrice perché, come dice quello, io la patente ce l'ho e me ne frego. 5 per 5, 5 per 12, per 42. Sapete cosa otteniamo? Eh sì, ve lo confermo, il numero che dovremmo ottenere e che voi vi dovreste fare su carta o a mente è, la risposta è 12.600, cari ragazzi. Io, a parte gli scherzi, vi auguro un felice venerdì, un buon venerdì, vi invito a mettere like al video, se no tutti dislike, o raggiungiamo i minimo 1000 like o tutti dislike, adesso me lo fate davvero apposta, mettete dislike, a parte gli scherzi iscrivetevi, chiamate i vostri amici, iscrivetevi in tanti, io vi ricordo che non esiste un canale in questo paese, non esiste un canale nel quale, se mi permettete, ci sono diciamo video così accurati, ci sono canali bellissimi, però io vi ricordo che se vi iscrivete a questo canale avrete sicuramente, senza pagare nulla, ragazzi, non dovete pagare nulla, vedete che qui alla mia sinistra, vedete che c'è proprio il simbolo del canale, cliccate, ci iscrivete, è importante avere più iscritti possibili, che più iscritti ci sono, più la qualità più la qualità del canale aumenta. Sostenete, se volete, il canale con qualche donazione, non fa mai dispiacere. Mettete il like al video e soprattutto vi invito ancora una volta, se volete, inviatemi delle prove complete, io mi metterò lì, faccio appunto questa specie di gara, questa specie di lo faccio io il torneo, la squadra, non la squadra, facciamo una sfida magari, chi ci mette di meno, oppure se volete vedere la risoluzione la facciamo. Ci vediamo venerdì prossimo,
con un'altra interessante prova. Un abbraccio a tutti, ciao.